Una grande solidarietà si è mossa da varie province, tra cui Cremona, nei confronti dell'azienda agricola di Rezzano Pralboino, dove una strage di vacche ha decimato l'allevamento di Giampaolo Zani, una moria dovuta al batterio botulino che in pochi giorni ha causato il decesso di 38 su 41 capi. L'assessore regionale lombardo all'agricoltura Fabio Rolfi oggi è stato a Pralboino. Ma prima di tutto per dire grazie alla grande comunità degli agricoltori lombardi, perché le vacche sono arrivate anche da fuori provincia, donate alla agricoltori di Pralboino, alla comunità locale di Pralboino, all'amministrazione comunale di Pralboino per la grande mobilitazione, per aiutare questa famiglia alla quale sono morte quasi tutte le vacche nel giro di pochi giorni, donando risorse e vacche nuove per ripristinare la mandria. Poi per lanciare l'ennesimo appello, il botulino è una malattia folgorante su un animale dovuta essenzialmente al fatto che delle carcasse di animali selvatici rimangono dentro i balloni del fieno. Qui è fondamentale affrontare il tema senza più ideologia, con risorse e strumenti, quelli che chiediamo da anni a un silente, a un assente Stato italiano e al governo Conte e al ministro Bellanova. E terzo e ultimo tema, bisogna pretendere a livello comunitario, noi siamo impegnati in tal senso, che il botulino venga riconosciuta come malattia indennizzabile, perché purtroppo si ripetono questi casi legati al problema che dicevo prima, e dobbiamo proteggere le aziende, non possiamo pensare che possano sopravvivere solo con la solidarietà. La questione del botulismo e della letalità del batterio sulle mandrie rimane, il rischio è legato ai mangimi contaminati. In alcuni casi il botulismo è un possibile effetto legato alla presenza sul territorio di centrali per la produzione di biogas. Il Clostridium botulinum, infatti, può essere presente nel digestato di tali impianti, il materiale di scarto che viene sparso sui terreni entrando nella catena alimentare.